cosa è successo a Michael? Perché si è uscito nel secondo tempo, da quando sei uscito tu la squadra si è completamente spenta, ma al di là di questo volevamo capire che cosa ti sei fatto. Ma niente, penso sono un po' di troppe partite, forse un periodo un po' pesante, impegnativo e 60-65 si sono spente, insomma, le gambe, un po' di crampi e ho preferito chiedere il cambio e fare entrare uno fresco perché non ne avevo più. Quindi solo un affaticamento, nulla di che. Solo questo, sì. La partita, primo tempo, tuo subito un assist per Ferrari, 30 secondi, poi il gol, purtroppo solito della squadra avversaria. Avete giocato un buon primo tempo, nel secondo il Pescara si è spento. C'è poco da dire, dai. Cerchiamo di archiviare questa sconfitta e tra 4 giorni ce n'è subito un'altra partita e cerchiamo di tornare sulla strada giusta. Ma che sta succedendo? Il risultato oggi non ci premia, e poi sai, episodi, un attimo, fischi rigore, magari siamo qua a parlare di un'altra partita. Non entrerei in situazioni di crisi o di chissà cos'altro. Abbiamo perso una partita in casa, va bene, sabato ce n'è un'altra e cerchiamo di, ripeto, archiviare questa prima possibile per ritornare al massimo sabato. Sicuramente sono parole condivisibili le tue, chiudo Michael, però il Pescara è una squadra di che, con l'obiettivo dichiarato di vincere il campionato, se perdi due scontri diretti in casa e vai a meno 8, qualche riflessione va fatta. Sicuramente, faranno gli addetti ai lavori e noi cerchiamo di continuare a dare il massimo e di cercare di ritornare con lo spirito giusto subito per riaffrontare un'altra squadra importante sabato.